Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, benvenuti su Filippo Tramontana TV. Allora, ve l'avevo promesso, parliamo sicuramente anche un po' di Inter, però vi avevo promesso un video dedicato a quello che succederà dal primo di gennaio in poi. Siccome ho letto molti vostri messaggi, c'è ancora un po' di confusione, mi avete chiesto, io capisco che ci sia perché non è stato un incastro particolarmente facile da spiegare, quindi sono qua apposta per spiegarvelo. Tanti di voi mi avete chiesto dove vai, non fai ancora le telecronache dell'Inter, non le farai più, cambi lavoro, vai da un'altra parte. Qualcuno di voi invece sa cosa sta succedendo. Io credo di essere adesso in diritto e in dovere con voi di dirvi quello che succederà dal primo gennaio. Perché non vi ho risposto ai messaggi semplicemente con una risposta? Perché non era facile dare una risposta e spiegare bene cosa è successo. Io ho concluso la mia avventura, il mio lavoro a Telecity, che era con 7 gold, quindi era 7 gold. Io stavo negli uffici di Assago, dove c'erano gli uffici di Telecity. Adesso gli uffici rimangono, ma passeranno a un'altra società. Non sarà più Telecity, lo sarà ancora per qualche tempo, ma poi passeranno a un'altra società. Ma questo è solo per spiegarvi cosa vuol dire 7 gold. Quindi io lì ho salutato, lì ho chiuso. 7 gold si è staccata. Ok, da questa adesso è difficile spiegarlo. 7 Gold si è staccata da Telecity e si è unita a Top Calcio 24. Quindi cosa succede? Per dirvela in soldoni, cosa succede? Non potevo dirvi vado via da lì e vado a 7 Gold, perché io ero a 7 Gold e andrò a 7 Gold, ma l'incastro è diverso. 7 gold diventa Top Calcio 24 7 gold. Io, la trasmissione sarà diretta a stadio, io continuerò a fare le telecronache dell'Inter per 7 gold Top Calcio 24. Fabio Ravezzani mi ha dato il suo il benvenuto nel video di qualche giorno fa. Io seguo a ruota e sono molto felice nel momento in cui lo posso fare di poter annunciare che seguirò il direttore Fabio Ravezzani in questa nuova avventura. Lui mi ha chiamato, io ho risposto presente, con molto entusiasmo, con molta voglia di cominciare una nuova avventura. Cosa cambia? Cambia che per me lavorativamente, dal punto di vista del ruolo, cambia poco. Quindi io continuerò a fare le telecronache dell'Inter, le farò su 7 gold diretta stadio Top Calcio 24, quindi Top Calcio 24 e 7 gold si uniscono, diretta stadio rimane e Filippo Tramontana, il sottoscritto, farà le telecronache dell'Inter. Per quanto mi riguarda, quello che cambia è che io ho cambiato posto di lavoro, datore di lavoro, gruppo di lavoro, e quindi è una nuova avventura per me. E quindi spero di essere stato abbastanza chiaro per farvi capire il perché io ho lasciato un posto e poi mi ritrovate su 7 gold, perché io effettivamente ho lasciato il mio posto per andare in un altro posto e io ho seguito 7 gold e 7 gold ha seguito me, capito? Io spero di aver fatto capire un po' tutto. Allora, per quanto riguarda poi i canali per la Lombardia, mi vedevate su 7 gold sul 13. Adesso, per chi mi vuole seguire o seguire le telecronache dell'Inter e tutto il resto, perché non ci saranno solo le telecronache dell'Inter, ma ovviamente ci sarà il solito palinsesto, poi quello non lo devo spiegare io, ovviamente, però con Top Calcio 24, 7 gold, mi troverete sul 12 in Lombardia. Poi sul resto informatevi bene, io vi posso dare giusto l'infarinatura, poi sul resto vi informerete meglio voi. Però per dirvi, io non smetto di fare le telecronache dell'Inter, continuerò a fare le telecronache dell'Inter. Per chi è affezionato a 7 gold mi troverà ancora, e a diretta stadio mi troverà a 7 gold diretta stadio con e anche Top Calcio 24, perché sarà 7 gold Top Calcio 24, questo è importante che sia chiaro, con un nuovo equip di lavoro che mi accoglie, perché sono io
che vado in casa loro e non loro che vengono in casa mia, quindi sono io quello nuovo, anche se poi ci sarà 7 gold scritto sotto e diretta stadio sarà diretta stadio. Spero di non aver sbagliato niente, spero di aver detto tutto giusto, spero di non aver confuso anch'io qualcosa, ma questo è. Credo che fosse giusto spiegarvi bene esattamente quello che succede. So che non è chiarissimo, per chi è abituato a distinguere le due cose, però penso che poi alla fine sia alla fine abbastanza semplice, no? E quindi niente, quindi ragazzi tranquilli, e per quanto mi riguarda a livello personale lascio un gruppo di lavoro con cui ho condiviso 18 anni, sono entrato ragazzo che aveva voglia di diventare, come si può dire, un giornalista o comunque che aveva voglia di affermarsi in questo lavoro. Ho avuto la fortuna e mi hanno dato la possibilità di fare quello che mi piaceva, cioè di raccontare la mia squadra del cuore. È sempre stato un mio sogno quello di poter fare il telecronista dell'Inter. L'ho fatto in televisione, l'ho fatto per tanti anni e continuerò a farlo. Quindi ringrazio chi mi ha dato questa possibilità. Io sono cresciuto molto lì dentro e ora arrivo più maturo a questa nuova avventura, anche più affermato, questo senza ipocrisie. E di rito e con il vostro affetto, che ovviamente all'inizio non potevo avere perché non mi conoscevate, quindi sono contento anche che voi abbiate avuto la possibilità di conoscermi e so che molti di voi continuano a seguirmi e mi seguiranno. Quindi mi raccomando, Top Calcio 24, 7 gold insieme, direttore Fabio Ravezzani, che ringrazio ancora per la chiamata, a cui ho risposto con grandissimo entusiasmo e lui lo sa. E poi ovviamente ringrazio voi che mi avete subissato di domande e curiosità per capire e io volevo rispondervi subito, ma se vi avessi risposto tramite messaggio sui social non si sarebbe capito nulla, già dirlo a voce e spiegarlo non è facilissimo, figuratevi con due righe sui social. Quindi ringrazio i miei compagni di lavoro per 18 anni, i miei colleghi con cui ho passato tanti anni belli e poi ringrazio anche i colleghi che mi stanno accogliendo nella nuova avventura con molta generosità, molto entusiasmo, molta così empatia. Quindi li ringrazio, li conosco quasi tutti, però praticamente tutti, però voglio dire, ho visto già che mi hanno accolto molto bene. La mia avventura inizierà a gennaio. Il 6 gennaio ci vedremo per la telecronaca di Inter Verona e poi comunque piano piano anch'io mi devo ancora abituarmi, devo ancora entrare nell'ottica della nuova avventura e quindi piano piano poi ci abitueremo insieme alla nuova cosa. Ma mi troverete quindi Inter Verona il 6 gennaio su Top Calcio 24 7 gold diretta stadio e niente, quindi se vorrete seguire ancora, se mi vorrete ancora seguire in telecronaca per le partite dell'Inter, lì mi trovate e mi troverete già dal 6 gennaio per Inter Verona. E niente, questo ragazzi è quello che vi dovevo dire. Comunque farò anche una live YouTube per spiegarvi, per rispondere anche alle vostre domande, perché se ci sono dei dubbi sarò felice di chiarirveli. Quindi questa è la spiegazione generale. Questa è la spiegazione che vi dovevo, che era giusto fare. Adesso però, ovviamente, se avete dei dubbi, se avete delle richieste, io leggerò i vostri messaggi qua sotto il video, però poi farò anche una live. Oggi sono un po' in difficoltà perché sono arrivato al mare poco fa, stiamo sistemando, quindi non ho tantissimo tempo, quindi oggi credo sarà difficile. Ma domani, anche se voi giustamente domani è l'ultimo dell'anno avrete i cavoli vostri, però domani comunque io una live penso di farla, nel caso comunque la farò anche il 2 di gennaio quando il Capodanno sarà passato, tutti lavorerete, quasi tutti, e quindi magari ci sarà anche più tempo per chiacchierare, per spiegare meglio. Comunque una live la farò per spiegarvi, diciamo per rispondere alle vostre domande, ai vostri residui dubbi su questa situazione. Comunque, ripeto, io sono molto entusiasta di quello che mi attende, sono molto grato per quello che ho vissuto. È stata l'ultima puntata ieri sera per Genoa Inter. Per fortuna non ho chiuso con una sconfitta, ma abbiamo chiuso almeno con un pareggio e col primato in classifica, indipendentemente da quello che farà la Juve oggi. E, ci saranno dei.
dei compagni di viaggio in onda che non credo che incrocerò, almeno di recente, nel futuro prossimo, e quindi ci saranno un po' di cambiamenti. Va bene ragazzi, allora di Inter oggi non parliamo perché credo che questo fosse un video dedicato al resto, come avete chiesto, e niente, poi ci sentiamo comunque nella live e ripeto, se avete dei dubbi scrivetemeli pure qua sotto, io poi nella live risponderò ai dubbi che mi avete scritto qua e anche alle domande che mi farete live. E comunque non cambia invece il discorso YouTube, andrò avanti così, lo sapete. Due video al giorno, e poi vi aggiornerò anche su quello che succederà da metà gennaio in poi, perché potremo avere molte molte novità, una soprattutto credo nella seconda metà di gennaio o la prima di febbraio, la prima metà di febbraio. Comunque ci siamo. Siamo qua per voi e cerchiamo di fare il meglio possibile. Spero di avervi chiarito tutti i dubbi. Campanella, ragazzi, schiacciatela per avere la notifica dei video. Pollice in su se vi è piaciuto questo video. Poi mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Vi state iscrivendo in tanti, vedo che siete sempre di più e questo mi fa molto piacere. Vi mando un bacio, sempre Forza Inter. Ricordatevi che vi aspetto dal 6 gennaio, almeno per quanto mi riguarda, su Top Calcio 24 7 Gold diretta stadio. Mi raccomando, non mancate perché io ci sarò per voi e voi per me. Ciao ragazzi.